Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Stamattina siamo svegliati, almeno molte zone del Potentino si sono svegliate con nubi basse, nebbia, che poi con il passare delle ore si è diradata. La nebbia ha lasciato spazio alle schiarite, sole, temperature calde, tranne una ristretta zona ancora della Basilicata occidentale, dove l'umidità anche che viene dal mare favorisce ancora la nebbia. L'abbiamo visto, sono passati prima i ciclisti dalle zone di Maratea con la nebbia, praticamente c'era un clima forse più congeniale a loro, visto che comunque si fatica molto in bicicletta, quindi per loro è stato meglio. Ora sono entrati nel sole, quindi c'è tanto sole su tutto il resto della tappa, quindi dovrebbero arrivare a Potenza al massimo con qualche nuvola, non sono previste precipitazioni. Vediamo ora l'immagine del satellite, ci mostra una situazione di tempo buono su tutta l'Europa meridionale. Vedete, a nord delle Alpi scorrono le prime perturbazioni che invece si fanno più fitte poi nella zona settentrionale dell'Europa con le isole britanniche, vedete, la Scandinavia e la parte settentrionale della Russia. Quindi al sud sussiste una condizione anticiclonica, sempre con quelle nubi là lungo la costa tirrenica meridionale, frutto appunto della nuvolosità bassa che abbiamo visto anche questa mattina. Vediamo ora lo zoom sull'Italia con il satellite. Ecco, notiamo ancora quella nuvolosità che proprio prende dal Golfo di Lamezia a salire tutta la Calabria tirrenica settentrionale, la Basilicata e parte del Cilento della provincia di Salerno. Quindi per il resto sull'Italia, a parte un po' di anche sulla Liguria, un po' di nebbia, non ci sono nuvole significative. Andiamo a vedere ora, abbiamo già riproposto questa mattina nel corso della rassegna stampa le webcam della regione, e rivediamo quella del Sirino, proprio primo gran premio della montagna di oggi del Giro d'Italia. Ecco, questa è la webcam che guarda verso la vecchia pista da sci, ormai non funziona da qualche anno per la caduta dei piloni. C'è ancora neve, molta neve sul Sirino. Qua siamo in quota a 1850 metri, ma la neve, vedete, si spinge fin verso i 1600 metri, ancora è presente, quindi, però vedete la giornata qui è sicuramente assolata rispetto alla costa tirrenica, dove per gran parte della giornata, forse fino a stasera, resteranno le nuvole basse proprio nella ristretta zona tirrenica della Basilicata. Vediamo ora la situazione per la seconda parte della giornata di oggi, quindi una situazione che vede cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione. Ho indicato quella riga blu, al di sotto della riga blu, le nubi che sono presenti sulla costa di Maratea e l'eventuale instabilità possibile nel pomeriggio, tardo pomeriggio, che potrebbe dar luogo a qualche isolatissimo fenomeno. Ma per il resto, vedete, su tutta la regione rimarrà bel tempo, tranne i soliti addensamenti pomeridiani, con temperature che sono di tutto rispetto per essere a maggio. Siamo a 24 a Potenza di massima e 27 a Matera, valori circa di 6 gradi al di sopra delle medie del periodo di metà maggio, quindi il caldo tanto atteso è arrivato fin troppo, anzi aumenterà un pochino anche nei prossimi giorni, almeno tra domani e dopodomani. Vediamo appunto la giornata di domani con l'aiuto della cartina di Meteo7, una situazione che vede tanto sole su tutta la nostra regione. Non ci dovrebbero essere più quelle nebbie mattutine, se non proprio nella zona ancora tirrenica, ma in via di dissolvimento. È proprio lì, in quella zona a sinistra, diciamo, della riga blu, ad ovest, che ho indicato la possibilità di qualche eventuale debole, raro fenomeno pomeridiano. Sul resto della regione rimane bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua, qualche addensamento cumuliforme nelle zone interne. Le temperature per domani, come vi dicevo, sono in ulteriore aumento, si portano sui 25 gradi a Potenza, 28 a Matera, minime più o meno stazionarie, 11 a Potenza e 13 a Matera. Le minime siamo più o meno nelle medie stagionali, ma le massime, come potete vedere, sono simili e più consone dell'inizio di luglio, fine giugno, inizio luglio, che non di quello di metà maggio. Si toccheranno anche i 29 gradi su Pisticci, insomma, zone Senise, zone interne vicino al mare, non proprio sul mare dove è più fresco, quindi qualche zona potrebbe anche arrivare a 30 gradi. Con questa premessa abbiamo detto situazione in ulteriore miglioramento sabato. Domenica cambia poco, c'è un piccolo cedimento dell'alta pressione in quota, ai bassi strati diciamo rimane alta pressione, però questo potrebbe favorire, con l'aumento ulteriore delle temperature, potrebbe favorire una certa instabilità. Vediamo la cartina per domenica. Ecco, in mattinata cielo sereno poco nuvoloso, nel corso della giornata dovrebbe aumentare la nuvolosità sulle zone interne. Qualche modello previsionale porta una remota diciamo, possibilità di precipitazioni in quel cerchio proprio che ho delineato, quella zona del Materano ai confini con la provincia di Potenza. Lì
qualche modello porta appunto un po' di fenomeni rovesci, temporali, parliamo di pochi episodi di breve durata nel pomeriggio di domenica, ma in linea di massima sul 90% del territorio non ci saranno precipitazioni. Le temperature scendono leggermente per via della maggiore nuvolosità che si presenterà durante le ore di pranzo fino a tutto il pomeriggio, 24 la massima su Potenza e 28 a Matera, qualche grado in meno come vedete, però massime che aumentano leggermente, 12 a Potenza e 25 gradi a Matera, quindi una primavera che è partita molto bene dopo qualche tentennamento, adesso siamo proprio nel cuore della primavera con sviluppi quasi estivi, abbiamo visto le temperature che sono più simili a fine giugno che non adesso, che non al periodo di adesso. E vediamo ora la cartina anche di lunedì. Abbiamo una instabilità un pochino più presente, ma vedete non ho indicato fenomeni proprio perché è difficile che venga a piovere. Nel pomeriggio ci può scappare perché, ripeto, poco poco aumenta l'instabilità e qualche debole fenomeno, ma proprio isolato nelle zone interne, qualche minuto di rovescio, non l'ho indicato, ma nel complesso cielo in mattinata sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio addensamenti qua e là con sviluppo di nubi cumuliformi che, ripeto, potrebbero dare in qualche modo qualche isolato fenomeno. Le temperature 26 gradi a Potenza, 28 a Matera, come vedete si mantengono su valori decisamente alti per il periodo, le minime invece 12 a Potenza, 14 a Matera rimangono più o meno stazionarie. Abbiamo anche la cartina degli spaghetti, abbiamo visto nei giorni scorsi che c'era una maggiore tendenza alla instabilità pomeridiana, adesso invece l'ultimo da ieri hanno ridotto, vedete la parte bassa del grafico che si riferisce alle precipitazioni, da meno probabilità di piogge, seppur presenti da lunedì in poi, però sono, vedete proprio il vertice della linea bianca è più basso, insomma la tendenza dovrebbe essere quella di una certa instabilità nella prossima settimana, a partire da martedì, ma insomma da vedere ancora. Per quanto riguarda le temperature, la linea rossa, sapete ormai, siete esperti come me degli spaghetti, la linea rossa è riferita alla linea delle temperature medie degli ultimi 30 anni a 1500 metri di quota, invece la linea bianca risulta dai vari scenari, quindi la media dei vari scenari, e vedete nei primi giorni sicuramente temperature di 5-6 gradi al di sopra delle medie, poi metà settimana prossima qualche modello vede una diminuzione, non è sicuro, questa situazione non è sicura, vedremo nei prossimi giorni. Noi comunque siamo qua la mattina ormai dalla settimana scorsa nel corso della rassegna stampa, ci sarò sempre in studio, quindi in diretta, per aggiornarvi sul tempo del giorno e anche del giorno successivo. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, buona tappa del Giro d'Italia a chi la potrà vedere, a chi la potrà seguire, e noi ci vediamo, come dicevo, lunedì mattina nel corso della rassegna stampa. È tutto, buon weekend.